Buongiorno, io vi parlo dal Consiglio di Stato, mi chiamo Luigi Carbone, presiedo ho l'onore e il privilegio di presiedere la sezione normativa per gli atti normativi del Consiglio di Stato, che ha interagito fortemente con gli uffici del governo per questa riforma e soprattutto per la sua parte attuativa. Trovo molto bello, se posso fare questa premessa, l'idea che siamo tanti, dovreste essere centinaia, non so quante centinaia, ma comunque centinaia. Mi piacerebbe che con la modernità del web però ci sentissimo comunque tutti insieme, ci sentissimo comunque una comunità, perché questo ci aiuterà anche ad attuare i due istituti che sono oggi all'esame, cioè l'autotutela e il silenzio assenso. Il titolo dell'intervento che mi è stato assegnato è proprio Autotutela e silenzio assenso come nuovo paradigma dei rapporti tra cittadino e amministrazione pubblica. Bene, adesso ho capito che, ecco, ci vuole per forza il mouse. Io in questa relazione vorrei parlarvi di due cose sostanzialmente, un po' a metà tra il darvi qualche indicazione per risolvere casi concreti di questi due istituti così importanti, così tanto riformati, l'autotutela e il silenzio assenso delle pubbliche amministrazioni, quindi darvi indicazioni pratiche per il funzionamento, ma anche darvi una linea guida, una stella polare, una forma di, diciamo, riferimento quando non c'è una regola specifica, quando non trovate scritto sulla legge esattamente cosa fare, avere un criterio di come risolvere. Quindi vorrei prima cosa parlarvi della storia dei paradigmi, perché si parla di nuovi paradigmi, questa cosa dei paradigmi è importante. Poi vi esporrò i casi, vi darò una struttura simile sia per l'autotutela sia per il silenzio assenso, poi parleremo specificamente dell'autotutela, parleremo specificamente del silenzio assenso e poi chiuderemo appunto con queste indicazioni che volevo darvi per quando non c'è tutto scritto, per quando non abbiamo una soluzione pronta. E le mie idee sono coraggio e leggerezza e cercheremo di capire perché. Allora, cominciamo con la storia dei paradigmi. Allora, perché? Che vuol dire paradigma, no? Che significano paradigmi? Io sono molto contento che si parli di paradigmi. Peraltro, questo l'abbiamo scritto nei nostri pareri del Consiglio di Stato, un'espressione che abbiamo utilizzato noi, e cercherò di spiegare perché. Paradigma vuol dire modello di riferimento, termine di paragone. La parola deriva dal greco antico, paradigma, significa esempio, esemplare. In filosofia vuol dire archetipo. Ecco, il paradigma. Ma non è solo il cambiamento della regola, il cambiamento della legge, è un cambiamento di cultura e noi dobbiamo entrare in questa logica per affrontare questi due istituti così nuovi. Ma uno dice, ma perché serve? Mi date una regola, io la applico, faccio il mio mestiere, sono un servitore dello Stato o della regione o del comune, sempre servitori dello Stato, e io la applico. Perché serve avere un paradigma? Beh, serve, secondo me, perché sta cambiando il ruolo dell'amministrazione pubblica. Noi, anche nel periodo in cui io studiavo per il concorso al Consiglio di Stato, siamo sempre stati abituati a pensare che noi facciamo tutti parte del potere esecutivo, del potere della pubblica amministrazione. L'amministrazione esercita il suo potere quando si riferisce al cittadino. Ecco, secondo me questo concetto è un pochettino adesso superato, anzi direi non un pochettino, è superato nella dottrina, nella giurisprudenza, nella legislazione, andando verso un concetto invece di servizio. Il motivo per cui noi siamo qui, io come magistrato del Consiglio di Stato, voi come operatori a qualsiasi titolo ci siate, siamo qui per dare un servizio, per dare un servizio alla collettività, per dare un servizio ai cittadini. Questo ha un importante cambiamento. Il risultato non viene più alla fine se proprio abbiamo osservato tutte le procedure. Quindi il nostro dovere non è quello di attuare tutte le procedure e poi se va bene ci sarà un risultato. Beh no, il risultato è la prima cosa. Le procedure sono il mezzo, ma il fine, la priorità è il risultato, è dire al cittadino che ha chiesto una cosa se lui la può avere o no, dare all'impresa che ha chiesto un'autorizzazione una risposta. Questo è il risultato e questo viene anche prima di tutte le procedure che sono finalizzate a quel risultato. Guardate che questo cambiamento di prospettiva è un cambiamento che ha una sua forza.
La legge sta cambiando le regole del procedimento in coerenza con questa evoluzione. Sta strutturando il procedimento non più come un fine a se stesso, ma come un mezzo che deve comunque arrivare al risultato. E se ci sono degli intoppi, e beh, si superano, perché comunque la cosa importante è dare il servizio e arrivare al risultato. Bene, la legge se ne sta accorgendo, allora non dobbiamo avere paura di cambiare anche noi, di attuare questo cambiamento non solo nelle regole, ma nella pratica dei nostri comportamenti. Non dobbiamo, ripeto, avere paura di cambiare, anzi, forse dovremmo avere paura di non cambiare, di restare indietro, sia come singoli servitori dello Stato, perché forse il nostro dovere consiste in una cosa diversa da quella di prima, quindi ci dobbiamo adattare, non possiamo più servire bene se continuiamo a credere che esercitiamo un potere, ma direi soprattutto dobbiamo avere paura di non cambiare come sistema paese, perché se noi non cambiamo, il paese resta indietro. Ecco perché nella slide ho scritto serve considerare il paradigma, non soltanto una ennesima modifica legislativa. Serve considerare che sta cambiando la cultura dell'amministrazione e che queste nuove regole interpretano una cosa più profonda, che è un cambiamento culturale. Terza cosa, e ho finito, in che cosa consistono questi due nuovi paradigmi? Beh, qui c'è il simbolo B2B e B2C. Come voi sapete, nella simbologia, diciamo, manageriale, B2B è business to business e B2C è business to consumer. Se noi sostituiamo la lettera B, la parola amministrazione, siamo noi il business, e alla parola C, consumer, citizen, perché in fondo alla fine i cittadini sono tutti consumatori dell'amministrazione, abbiamo esattamente i due fronti su cui agiscono questi due nuovi paradigmi. L'autotutela impatta sul rapporto tra amministrazione e cittadino, e impatta forse nella cosa più importante, che è quella dell'intervento del potere per rimuovere un precedente esercizio del potere, per rimuovere un vecchio provvedimento che però aveva avuto una sua storia, aveva avuto una sua vita, non era stato impugnato da nessuno e stava lì, dando, creando magari affidamenti, creando, diciamo, un punto di riferimento. Arriva l'amministrazione, irrompe nel mondo dei cittadini, B2C appunto, e lo rimuove. Il secondo modello invece è tipico B2B, il rapporto tra amministrazioni, e nel rapporto tra amministrazioni cambia qualcosa, si inserisce questa regola del silenzio assenso che prima non c'era. Prima, se io ti dovevo dare il concerto, il nulla osta, non c'era una regola del silenzio assenso, potevo bloccarti finché volevo. Adesso cambia. Ecco i due paradigmi nel rapporto amministrazione-cittadino e nel rapporto tra amministrazioni. Detto questo, vorrei descrivervi ovviamente analiticamente, finché posso, i singoli casi dell'autotutela e del silenzio assenso con uno schema però comune, uno schema simile. L'autotutela, ecco, vedete, il simbolo dell'autotutela che ho scelto è quello dell'amministrazione che ritorna su se stessa col martelletto, che torna indietro mentre il cittadino sta leggendo il suo provvedimento e interviene, diciamo, alle spalle, e invece il silenzio assenso, che in fondo è un po' simboleggiata dal Mosè di Michelangelo, una cosa così bella, e lui dice: ma perché non parli, amministrazione, tu che potresti fare, tutti i poteri che hai, perché non parli? Ecco, questi due casi li vorrei affrontare in modo analogo. Prima descriveremo la norma, perché dobbiamo sempre partire dalla legge. Poi però cercheremo nella legge un principio guida, una stella polare che ci aiuta quando la rotta è oscura, quando la bussola, quando non abbiamo le stelle, non abbiamo punti di riferimento della costa e abbiamo soltanto la bussola, un principio guida. E poi cercheremo di analizzare alcune questioni applicative, perché, come dicono gli inglesi, the devil is in detail, il diavolo è nel dettaglio, è nell'attuazione pratica, è nel singolo caso concreto. Cominciamo con l'autotutela e cominciamo con la norma. L'articolo 21 nonies regola l'annullamento d'ufficio ed è stato interamente riscritto dalla legge cosiddetta Madia, la legge numero 124 del 2015. Il primo comma, il comma più importante di questa riforma, è quella che dice che il provvedimento amministrativo illegittimo, leggo solo le parti sottolineate così saltiamo tutta la complicazione leguleia del comma,
il provvedimento di sito di registro può essere rimosso, può essere annullato d'ufficio e poi si spiega come. Se sussistono ragioni di interesse pubblico, quindi non così, basta che sia illegittimo. Se sussistono ragioni di interesse pubblico, primo elemento, entro un termine ragionevole, e questo è il punto più importante della riforma, entro un termine ragionevole comunque non superiore a 18 mesi dal momento dell'adozione, quindi a tempo, può essere rimosso entro un certo tempo, può essere rimosso, altra parte sottolineata, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Quindi può essere rimosso, ma tenendo conto di qualcosa, adesso vedremo cosa. Sto parlando ovviamente dei provvedimenti, come dice la legge, di autorizzazione di attribuzione di vantaggi economici, quindi dei provvedimenti che danno un vantaggio, che danno appunto un affidamento. Vedremo che questa storia dell'affidamento è un punto di riferimento importante. Abbastanza significativo anche il comma 2 bis. Il comma 2 bis, anche questo inserito dalla legge Madia, è l'unica eccezione a questa regola dei 18 mesi e dice che i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di o false rappresentazioni, false autocertificazioni false dichiarazioni per effetto di condotte costituenti reato accertate con sentenza passata in giudicata, quindi se c'è un falso e questo falso è stato accertato con sentenza passata in giudicata, allora ovviamente l'annullamento può intervenire anche dopo la scadenza dei 18 mesi. Badate bene, guardate com'è forte la legge, la nuova legge. In caso di falso posso derogare ai 18 mesi, certamente posso farlo, ma deve essere un falso conclamato, un falso accertato con sentenza passata in giudicata. Altrimenti la regola dei 18 mesi, dal testo che abbiamo qui davanti, è la regola generale. Bene, e a questo punto, di fronte a questa norma, a mio avviso abbastanza tutto sommato chiara, abbiamo, diciamo, alcune conseguenze. Prima cosa, questa norma si colloca alla fine di come quinta di cinque fasi storiche che nell'autotutela hanno visto un progressivo passaggio dalla prima autotutela, quella addirittura antecedente alla 241, in cui c'era praticamente solo un'anima autoritaria, bastava l'illegittimità e sostanzialmente in qualunque momento poteva e senza nessuna condizione l'amministrazione poteva intervenire. Anche la prima versione della legge 241 del 90 aveva, diciamo, una forte prevalenza di un potere di intervento, purché ci fosse una motivazione plausibile. Le fasi successive sono state caratterizzate, la terza, la quarta e adesso la quinta con la legge Madia, da una progressiva emersione della posizione dei privati svantaggiati dall'autoannullamento. Diciamo quindi questa, la prima cosa, questa norma si colloca alla fine di un percorso, ma un percorso di cui, a mio avviso, questa norma segna un cambiamento epocale. E questa norma, altra cosa da vedere, ha quattro elementi diciamo più uno. Due elementi sono vincolanti, due elementi invece richiedono una valutazione discrezionale. Vedete anche nel grafico, il rosso, la linea rossa è il have to be, è l'obbligatorietà, però poi sopra c'è il want to do, cioè la parte discrezionale, e su questo può lavorare l'amministratore. Rivediamoli un attimo gli elementi, torniamo nella norma, eccola qua. I primi due elementi vincolanti, quelli su cui non c'è nessun margine, sono l'illegittimità del provvedimento amministrativo, il primo rigo sottolineato, e poi il termine di 18 mesi, superato il quale non si può più intervenire. Questi due elementi sono vincolanti. Oltre a questi due, come vedete sempre dal comma 1, vi sono altri due elementi che invece richiedono una valutazione discrezionale. La permanenza dell'interesse pubblico, vedete che c'è scritto al terzo rigo, sussistendo nelle ragioni di interesse pubblico, e un po' più giù, l'ultima sottolineatura, la considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Quindi questi due elementi,
Il fatto che deve ancora oggi, dopo 17 mesi, esistere un interesse pubblico attuale alla rimozione e che io comunque devo guardare le posizioni di coloro che ci hanno fatto affidamento, dei destinatari, ma anche di coloro che sono stati lesi, i controinteressati, questi due elementi sono invece meritevoli di una considerazione discrezionale. Perché ho scritto 4 più 1? Perché guardate bene il termine, c'è scritto entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi. Quindi che vuol dire? Che io non ho soltanto il termine fisso di 18 mesi, ma ho anche un elemento di ragionevolezza che è un ulteriore elemento discrezionale. Cioè se io a, per dire, 12 mesi dall'emanazione del provvedimento, mi dovessi accorgere come amministrazione che vuole agire in autotutela, che ormai è passato troppo tempo, che ormai un anno è un termine veramente irragionevole, perché, e ci sono delle situazioni, perché stiamo facendo una gara di appalto, perché la cosa è corsa molto velocemente, beh, l'elemento della ragionevolezza vale anche al di dentro dei 18 mesi. Il termine 18 mesi non assorbe questa previa valutazione della ragionevolezza, anche per, ecco perché ho parlato di 4 più 1 elementi del provvedimento. Bene. Adesso, di fronte a questa norma, qual è il principio guida? Il principio guida, diciamo, ci viene fornito abbastanza chiaramente dal Consiglio di Stato nel suo parere numero 839 del 30 marzo 2016, e il parere sulla SCIA, il cosiddetto SCIA 1, che però spende varie pagine proprio sulla riforma dell'autotutela, proprio perché l'autotutela si applica anche alla fattispecie della SCIA. Che cosa ci dice il Consiglio di Stato? Il Consiglio di Stato ci dice che questa riforma è importante perché si supera il principio della perennità della potestà amministrativa di annullare in via di autotutela gli atti invalidi. Prima, rimuovere un provvedimento era un potere perenne, si poteva fare in qualsiasi momento. Per contro, invece, adesso emerge l'affidamento del privato come posizione soggettiva fondamentale e incomprimibile. Vedete, ho fatto anche il disegno del bimbo che si butta nel vuoto perché sa che fa affidamento, che ci sarà qualcuno a raccogliere. Molti psicologi dicono che questa è una cosa importante per dare sicurezza ai bambini, farli fiondare da un davanzale o da un muretto, cosa che fa in genere molto spaventare le mamme, ma che i papà coraggiosi considerano, io ho provato ad esserlo, un papà coraggioso, considera una cosa che ha una sua valenza formativa. Ecco, l'affidamento diventa un momento incomprimibile. Prima non ci stavano santi, se era illegittimo il provvedimento l'amministrazione poteva comunque intervenire, ma quello aveva fatto affidamento, e sti cavoli come si direbbe, ha fatto affidamento, ma siccome è illegittimo posso comunque comprimere il tuo affidamento. Ecco, ora non più. Dopo 18 mesi questa posizione dell'affidamento diventa incomprimibile e lo dice la legge, ma quello è illegittimo il provvedimento. E no, è illegittimo, ma abbiamo di fronte un'altra posizione, l'affidamento. Signori, questo è il principio guida. L'affidamento diventa una cosa che non è più optional, è una cosa che dopo 18 mesi si è radicata, si è consolidata. Su questo il Consiglio di Stato è stato molto chiaro, ha detto con molta chiarezza. Considerate che noi siamo dei giudici amministrativi, quindi abbiamo una certa riluttanza, come dire, a considerare consolidato un provvedimento amministrativo illegittimo. Però abbiamo provato a spiegarlo in questo parere, a dare una ragione prima cosa a noi stessi, noi che siamo proprio giudici della legittimità del provvedimento. E qual è la spiegazione che abbiamo dato e che ha rassicurato noi, ma che vorrei soprattutto che rassicurasse voi che ci ascoltate? La logica è questa. Questo nuovo termine di decadenza di 18 mesi, un termine perentorio per l'esercizio del potere di autoannullamento, in qualche modo riequilibra il rapporto tra privato e pubblica amministrazione. Pensate un attimo alla situazione del tutto pacifica per noi, che è quella dell'inoppugnabilità del provvedimento. Se un provvedimento amministrativo, che sappiamo che è illegittimo, non viene impugnato dal privato entro 60 giorni, tutti sapete che quel provvedimento illegittimo rimane, e rimane per sempre. Se l'amministrazione non se lo vuole togliere da mezzo perché magari le fa comodo, rimane. Quindi, in qualche modo, la regola
il principio secondo cui un atto illegittimo, brutto, che non si può vedere, rimane lì per sempre, ce l'abbiamo già. E ce l'abbiamo dopo soli 60 giorni. E questa cosa non ci fa paura. Perché non ci fa paura? Perché ci insegnano a scuola, questo fa parte della certezza dei rapporti. Perché l'amministrazione non può veder messo in discussione un suo provvedimento ancorché illegittimo per sempre, e quindi solo lo può veder messo in discussione entro 60 giorni. Bene, allora se questa regola, che tutta questa cura non ce la fa perché l'abbiamo studiata a scuola, l'abbiamo studiata all'università, questa regola non ci fa paura, beh, allora perché non pensare a questa regola? Può valere non solo a vantaggio dell'amministrazione, come già succede da decenni, ma può valere anche a vantaggio del cittadino, a vantaggio del privato, a vantaggio dell'impresa. Ecco, questa legge riequilibra il rapporto tra privato e amministrazione. Questa volta però lo fa a tutela del privato e introduce una regola, queste sono parole del parere del Consiglio di Stato, una regola speculare nella logica, nella ratio e negli effetti a quella dell'inoppugnabilità. Ma questa volta la regola è creata, a differenza della prima, in considerazione delle esigenze di certezza del cittadino. Ecco, se noi metabolizziamo questa cosa, forse ci fa meno paura l'idea che un atto illegittimo possa rimanere per sempre, perché in realtà ci rendiamo conto che già poteva rimanere per sempre prima, e adesso rimane per sempre anche a vantaggio di qualcun altro che non sia il pubblico potere, che non sia l'amministrazione. E se ci fa meno paura, forse avremo anche più sicurezza, più coraggio, meno titubanza nell'applicarla. Anche perché il Consiglio di Stato ha detto che questa regola ha una portata espansiva, ha una portata che non si applica soltanto all'autotutela, all'autoannullamento in quanto tale, ma anche a meccanismi simili che non hanno a che fare con l'autoannullamento. È il caso, per esempio, della SCIA. Nella SCIA il Consiglio di Stato ha detto con molta chiarezza che non c'è un provvedimento, la SCIA non è un provvedimento, non è neanche un silenzio assenso, non è un provvedimento silenzioso, è l'avvio di un'attività libera, con segnalazione certificata. Il potere arriva dopo, arriva in via successiva di controllo, repressiva, inibitoria, conformativa, ma all'inizio non c'è un provvedimento. Ciò nonostante, questo non provvedimento subisce le stesse regole dell'autotutela. Questo non provvedimento della SCIA, se si è consolidato dopo 18 mesi, non può più essere rimesso in discussione. Questo lo dice molto chiaramente il combinato disposto dell'articolo 19 che richiama appunto il 21 nonies, sempre della stessa legge 241. Andiamo avanti e guardiamo alcune questioni applicative, perché come ho detto, the devil is in the detail, e quindi non è che, anche se sembra tutto chiaro, almeno a me è sembrato tutto chiaro quando abbiamo scritto il nostro parere, mi è sembrato davvero, davvero, come dire, una regola chiara, magari, insomma, che hai un po' di titubanza da applicare, poi magari ti convinci, però era chiara, e invece, naturalmente, un po' di questioni di applicazione ci sono, come abbiamo detto, il diavolo è nel dettaglio. Una prima questione è che il termine di 18 mesi deve essere chiaro, lo ha detto la giurisprudenza. Successivamente ha una natura perentoria e in caso di sua violazione il provvedimento non è nullo, è annullabile, lo ha detto il Consiglio di Stato, quarta sezione, sentenza numero 5228 del 2015. Queste sentenze le trovate nel materiale che vi è stato allegato, c'è cioè un mio scritto sull'autotutela che cita tutta questa giurisprudenza. Un'altra questione applicativa è che continua ad essere necessaria una motivazione ad hoc sull'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione. Non basta dire lo annullo perché è illegittimo, ma perché? Perché no? Perché è illegittimo? No, come diceva Iannacci, bisogna spiegarlo, motivarlo, bisogna motivare l'attualità della permanenza dell'interesse, non basta l'originaria illegittimità. Altra, diciamo, questione applicativa che può sorgere nella pratica, il precetto, e questo ve l'ho spiegato prima, della ragionevolezza non è stato completamente assorbito dalla previsione dei 18 mesi, ma continua ad operare prima della sua scadenza. È stato il caso delle famose raccomandazioni vincolanti dell'ANAC, ora sono state soppresse, ma lì si era detto che agire in autoannullamento sugli atti di gara richiede una tempistica molto inferiore ai 18 mesi e quindi potrebbe essere considerato
considerato non ragionevole un termine inferiore a 18 mesi, ma comunque troppo lungo. Un'altra questione applicativa è che non dobbiamo badare tanto al nomen iuris delle fattispecie, cioè alcune volte si parla di annullamento, altre volte si parla di revoca, di rimozione. Ecco, bisogna avere un approccio, ripeto, non formalistico. Alcune volte si parla di decadenza, di risoluzione. Sono tutti casi di annullamento mascherato. Anche in casi di appunto decadenza, risoluzione, revoca, si vale sempre la regola dei 18 mesi. E lo stesso vale per il provvedimento attributivo di vantaggi economici. La legge parla di autorizzazione, ma potrebbe essere anche un permesso, un nulla osta, un'abilitazione. Anche in questi casi si applica la nuova regola dei 18 mesi. Chiedo scusa. Ma... ho liberato lo sfoglio. Ancora, il rispetto del termine di 18 mesi esige la formale adozione entro quella data dell'atto di secondo grado. Non basta entro 18 mesi avviare il procedimento di autotutela che poi magari seguirà tra 1 o 2 anni. E no, questo lo ha detto molto chiaramente il Consiglio di Stato nel suo parere numero 839 del 2016. Vi sarebbero delle prassi elusive se io ritenessi, diciamo, adempiuto il mio termine, osservato il mio termine di 18 mesi soltanto avviando il procedimento. E no, entro 18 mesi va chiuso, va adottato il provvedimento di autoannullamento, altrimenti quel provvedimento è tardivo. Ancora, va confermato che l'annullamento d'ufficio ha una natura discrezionale nonostante vi sia alla fine del primo comma dell'articolo 21 nonies una dizione che dice: rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione o al mancato annullamento dell'atto illegittimo. Ora, questa locuzione non va letta come introduttiva di un obbligo dell'atto di autoannullamento, ma più semplicemente va interpretata come significativa della responsabilità di chi ha adottato l'atto illegittimo di primo grado e di chi ha lasciato decorrere inutilmente il termine di 18 mesi senza intervenire. Cioè, non è che perché è scritto che ci sono le responsabilità significa che è obbligatorio o che è automatico. No, questa locuzione non introduce un automatismo. Introduce giustamente una responsabilità per le amministrazioni di guardare bene se e come e quando intervenire. Qualche problema ce lo dà l'unica fattispecie di deroga ai 18 mesi che vi ho letto prima, l'articolo 21 nonies, comma 2 bis. Questo comma 2 bis, come ricorderete, dice che i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà falsi o mendaci per effetto di condotte costituenti reato accertate con sentenza di passata in giudicato costituiscono l'unico caso di deroga al termine dell'articolo 18. Attenzione, in questo rientrano anche le attestazioni non veritiere. Vedo che Ornella Seda mi ha fatto una domanda su questo, è stato anche questo chiarito, quindi anche il 19,3 quando parla di attestazioni non veritiere non introduce un nuovo caso di deroga, ma sono sempre non veritiere ai sensi dell'articolo 21 nonies, comma 2 bis. Ora, quindi devono essere non veritiere passate e accertate con sentenza passata in giudicato. Ora, questa norma è stata interpretata in modo, a mio avviso, un po', diciamo, discutibile dal TAR del Lazio, però è ancora soltanto una sentenza, un'unica sentenza recente e solo del TAR, che ha riferito questa, ha scisso le due fattispecie, ha riferito che la necessità della sentenza passata in giudicato ci fosse solo per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, quindi per le autocertificazioni, e non anche per le false rappresentazioni dei fatti. Quindi ha interpretato che di fronte a una falsa rappresentazione dei fatti non vale la regola della sentenza passata in giudicato e si può intervenire in qualunque momento. Ha addotto
per questa decisione, per questa scelta delle ragioni di costituzionalità. Ora, perché io credo che questa cosa sia discutibile e peraltro è ancora sub iudice, quindi io non, più di questo non posso e non voglio dire. Trovo discutibile se non altro perché se c'è un problema di incostituzionalità è buona norma rinviare la questione alla Corte competente, cioè alla Corte Costituzionale, e non decidere invece, come ha fatto il TAR, di conservare un provvedimento di autotutela che era stato emanato dopo oltre 4 anni dall'atto originario. Beh, a mio avviso questa conservazione non è consentita dal dettato, che a me sembra chiaro, della legge. Poi vi è tutta una serie di questioni di diritto transitorio. Io capisco che queste attanagliano molti di voi e di noi perché siamo nella fase della prima applicazione della legge. Che succede per tutti i procedimenti adottati prima della legge Madia? Magari adottati vari anni prima della legge Madia. Ci sono state varie ricostruzioni della giurisprudenza, io non ve ne voglio parlare perché non vi voglio veramente... Non voglio entrare tanto nel dettaglio. I due filoni sono sostanzialmente chiari. Il primo dice che i 18 mesi valgono a decorrere dal provvedimento, quale che ne sia la data, e quindi se un provvedimento è del 2012, la legge Madia è entrata nel 2015, i 18 mesi sono scaduti. Perché si applica la legge Madia ai nuovi atti e quindi anche all'atto di autoannullamento, che non può intervenire dopo i 18 mesi. E vi è invece un altro filone, sono abbastanza equilibrate le due fazioni nella giurisprudenza, forse la prima un po' tende a prevalere, e la seconda dice no, la Madia come è rimesso in termini, quindi io dal agosto 2015 posso esattamente dalla data di entrata in vigore, credo che sia il 28 agosto, ma insomma, il 28 agosto del 2015, devo decorrere da lì, decorrono i 18 mesi per agire in autotutela anche su provvedimenti molto vecchi. Beh, a me sembra che questo secondo filone, di cui ripeto non voglio discutere, ha un limite solamente, quello che, a parte che potrebbe consentire paradossalmente una rimessione in termini su provvedimenti vecchissimi, di 20 anni prima, e ti ridà di nuovo 18 mesi per agire in autotutela. Ma soprattutto quello che manca, secondo me, in questa controversia, in questo dibattito tra questi due filoni, è la questione della ragionevolezza del termine, che, badate bene, doveva sussistere anche prima della legge Madia. La legge Madia ha introdotto i 18 mesi, ma già prima il termine doveva essere ragionevole e doveva essere calcolato dall'amministrazione. Vi dicono che l'audio è pessimo, vedo dalle cose, io non so che cosa fare, più di parlare con una voce il più chiara possibile, non posso. No, Presidente, Sì. non si preoccupi, è il microfono ambientale. Molti sentono bene, qualcuno sente un pochino diversamente. Lei vada tranquillo. Tranquillo, ma tanto per forza, no? Alternative non ne abbiamo. Quindi per chiudere, sul termine transitorio, sul provvedimento transitorio, io vi inviterei alle amministrazioni, agli operatori, di valutare comunque la ragionevolezza, anche se siamo fuori dai termini di Madia, ma vi sembra ragionevole? Vi sembra che i 18 mesi non hanno... diciamo, non creano un problema di affidamento eccessivo? Ecco, questa è l'unica vera considerazione da fare. Chiudo con una questione molto specifica, ma molto credo diffusa e sentita, che è quella dell'edilizia. Sulla questione della SCIA, scusate, dell'autotutela applicata alle questioni edilizie, che sono, se volete, quelle più per noi sofferte, quelle più gravi, perché tu rischi di conclamare un abuso. Il parere numero 1784 del 4 agosto 2016, il cosiddetto parere sulla SCIA 2, ha dato un chiarimento. Ha detto: guardate, se un'opera abusiva è proprio sine titulo, come si dice, e non ha avuto nessuna autorizzazione, nessuna forma di affidamento da parte dell'amministrazione, e il provvedimento di dichiarazione, di contestazione di questo abuso e quindi poi di demolizione può arrivare in qualunque momento. Quindi ben lungi da noi l'idea di volere sanare abusi sine titulo. Però
Però attenzione, e questo vale anche, lo ha detto il Consiglio di Stato, anche al caso della CILA. Se io ti ho fatto una CILA, cioè una semplice comunicazione di inizio dei lavori, mentre invece ci voleva un permesso, ci voleva anche solo una scia, beh, la CILA non serve a coprire e a far scattare l'autotutela, non vale come provvedimento amministrativo. Diverso invece è il caso della scia, perché il caso della scia edilizia è uguale ai casi della scia normale, ai casi dell'articolo 19. Quindi se c'è una scia, alla scia si applica il regime di autotutela. Quindi se c'è una scia in materia edilizia, lì bisogna stare attenti perché su quello, su quel provvedimento, la legge, almeno finché non si cambia, prevede l'applicazione del termine dei 18 mesi. Questo lo trovate molto chiaramente scritto nel parere 1784 del 2016. Quanta roba, quante questioni applicative, ce ne potrebbero essere altre. Ecco perché chiudo la parte dell'autotutela dicendo che il principio guida può aiutare. Se avete un dubbio, sappiate che il principio dell'affidamento è lì, è stato riconosciuto dal legislatore ed è su questo che dobbiamo veramente confidare se abbiamo alla fine un dubbio. Il dubbio, nel dubbio la stella polare ci dice, attento, è stato inserito questo nuovo valore dell'affidamento che è incomprimibile. E quindi prima di fare qualsiasi cosa consideriamo. Passiamo adesso al silenzio assenso. Anche qui partiamo dalla norma. La norma è tutta nuova, brand new, come direbbe James Brown, 17 bis della legge 241, introdotto dalla legge Madia. E che cosa ci dice? Ci dice che quando c'è un assenso, un concerto, un nulla osta, quindi signori, una cosa importante, non soltanto un parere, ma un parere di concerto, di intesa, quindi un momento in cui il procedimento ha bisogno, non può andare avanti senza quell'intervento. Beh, questo intervento così forte, così strutturato nel procedimento, deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento corredato alla relativa documentazione. Ovviamente ci può essere l'esigenza istruttoria, si interrompe il termine e poi riscattano 30 giorni. Ma la cosa importante è quello che si dice al comma 2, e questa è la regola veramente nuova. Decorsi i termini di cui al comma 1, cioè decorsi 30 giorni, senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto e nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Acquisito, cioè è come se fosse stato dato l'assenso. Questa è la cosiddetta regola tutta nuova del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni. Prima di questa regola, io ricordo per la mia esperienza sia di magistrato amministrativo sia di consigliere giuridico nei miei incarichi istituzionali presso qualche amministrazione, che invece i concerti erano veramente la cosa che bloccava tutto. Non si dava il concerto e quindi non si procedeva. E beh, adesso no. Adesso, dopo 30 giorni, è come se fosse arrivato. Non è semplicemente un silenzio, un'inerzia. Beh, vediamo se andare avanti è lo stesso. No, no, è proprio arrivato. È come se fosse arrivato un provvedimento e dice: io sono d'accordo, io ti do il concerto dopo 30 giorni. Diventano questi 30 giorni 90 nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta, comunque denominati, di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico, territoriale e dei beni culturali. Allora, questa è la nuova regola e questa è la seconda rivoluzione che viene introdotta dalla legge Madia. Ovviamente queste norme non si applicano, dice il quarto comma, nei casi in cui l'Unione Europea richiede un provvedimento espresso. Anche su questo, come abbiamo già fatto per l'autotutela, guardiamo il principio guida, guardiamo qual è la stella polare che ci deve guidare nell'interpretazione. Su questo ci aiuta il Consiglio di Stato col parere numero 1640 del 13 luglio, un parere diverso da quello sulla scia. Questo è un parere interessante perché segna anche un nuovo modo di lavorare. La regola non richiedeva regolamenti attuativi,
Quindi a rigore non era richiesto il parere del Consiglio di Stato, ma i dubbi attuativi sono stati talmente tanti che la funzione pubblica è stata indotta a porre un quesito al Consiglio di Stato in cui sono stati chiesti 10-12 dubbi applicativi che si erano nel frattempo, come dire, manifestati nella pratica. Il Consiglio di Stato molto, con molta calma, molta serietà, li ha affrontati uno per uno e ha detto: adesso li risolviamo tutti. Ma per risolverli, guardiamo prima qual è il criterio generale, la stella polare che ci deve guidare nella soluzione di tutti i singoli casi. Perché se noi troviamo la stella polare, poi la navigazione è abbastanza serena, quale che sia il caso applicativo. Qual è la stella polare? La stella polare è che questa è una seconda regola generale, mentre la prima regola generale, quella dell'autotutela, ripeto, riguardava i rapporti interni e i rapporti esterni dell'amministrazione con il cittadino. Il silenzio assenso tra pubblica amministrazione riguarda i rapporti interni tra amministrazioni, come ho detto, è B2B, business to business. Seconda cosa, anche in questo caso si parla, e la regola è silence gives consent, il silenzio vale assenso, dà il suo assenso. La seconda cosa che ha detto il Consiglio di Stato è che questa nuova regola ha una portata espansiva, è un principio generale che si applica a tutti i procedimenti pluristrutturati, dovunque serve una nuova, un concerto, un'intesa, un elemento essenziale di partecipazione volontaria di un'altra amministrazione. Si applica a tutti questi casi. La terza cosa che ha detto, ecco, questa è una cosa a cui tengo molto, è che, attenzione, questo non significa che il silenzio assenso sia una cosa buona. Che dire che se l'amministrazione sta zitta non fa il suo dovere, perché il suo dovere è quello di provvedere, è quello di esaminare le questioni. Se lei non lo fa è una bella cosa. No, su questo il Consiglio di Stato lo vorrei leggere il parere, l'ha detto in modo molto chiaro: questa è una patologia. Si conferma la natura patologica e la valenza fortemente negativa che connota il silenzio amministrativo. Sarebbe fuorviante, dice il Consiglio di Stato, ritenere che la generalizzazione del silenzio assenso presupponga una sorta di accettazione dell'inerzia amministrativa. Al contrario, il meccanismo del silenzio assenso si basa su una contrarietà di fondo del legislatore nei confronti dell'inerzia, tant'è che lo collega alla più grave delle sanzioni, la perdita del potere di provvedere. Quindi badate bene. Il fatto che ci sia una nuova regola di silenzio assenso non significa che sia, ripeto, una cosa buona. Quindi io a questo punto, tanto lo stipendio lo prendo lo stesso, amministro per silenzio assenso, me ne vado in vacanza oppure mi leggo Topolino mentre sto in ufficio, tanto a questo punto va l'automatismo, no? Tutti i miei pareri vengono comunque rilasciati in modo, come dire, favorevole e positivo. E no, mica funziona così. Noi siamo pagati comunque, il nostro dovere non è solo perché siamo pagati, ma perché il nostro dovere che abbiamo assunto giurando per un'amministrazione è quello di provvedere, è quello di lavorare, è quello di studiare le cose che ci vengono messe davanti. Soltanto che l'inerzia, il nostro comportamento negativo, il nostro non studiarle, non può influire più, come faceva prima, sul risultato finale. Ve l'ho detto all'inizio, è per questo che è cambiato il paradigma. È cambiato il paradigma perché ormai il risultato, il servizio al cittadino, viene prima anche del procedimento. Ma il procedimento richiede un concerto e vabbè, se tu non lo dai entro 30 giorni, il procedimento va avanti. Anche nello spettacolo si dice che the show must go on, perché c'è un pubblico e noi qui abbiamo un pubblico, abbiamo dei cittadini. Bene, quindi questo significa che poi chi sta zitto si assume la sua responsabilità, non è che non se l'assume, anzi. Ecco perché ci tenevo a dire che il fatto che il silenzio assenso sia un meccanismo di semplificazione non significa che sia una cosa buona, è sempre un'ultima ratio che però il legislatore è stato costretto ad adottare in modo chiaro perché altrimenti si bloccava tutto. E questa forzatura, se volete, del procedimento, il Consiglio di Stato la incoraggia con tre valutazioni. Prima cosa, trova un fondamento europeo. Dice la direttiva Bolkestein, la 123 del 2006, che vengono limitate il più possibile le autorizzazioni espresse e invece si applica il principio generale dell'autorizzazione tacita dell'amministrazione
allo scadere di un termine determinato. Questo è il considerando 43, articolo 13, paragrafo 4 della direttiva. Quindi in realtà questa regola del silenzio che però non arresta il procedimento, è una regola che parte dall'Europa. Quindi noi dobbiamo soltanto adattarci e adattarci convintamente. Il secondo fondamento è nella nostra Costituzione. Questa regola non è scritta chiaramente nella nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione risale a un periodo in cui ancora questa tematica non era emersa così chiaramente, ma è letto in un'ottica moderna. L'articolo 97 della Costituzione, quando parla di buon andamento, in realtà fa riferimento anche a questo. Tutta la dottrina più avanzata legge, ripeto, in un'ottica più moderna il 97 e parla appunto di primato dei diritti. Buon andamento vuol dire che rispetto al dirigismo burocratico, il diritto del privato, il diritto del cittadino ha una sua primazia. E quindi il buon andamento vuole che l'inerzia non fermi il procedimento, ma sia in qualche modo superata, anche a costo che poi l'inerte si assuma le sue responsabilità. Il fondamento che dà il Consiglio di Stato è anche però di tipo sistematico. Anche qui c'è un riferimento al principio di trasparenza, desumibile anch'esso all'articolo 97 della Costituzione. Perché per il principio di trasparenza l'amministrazione non può prendere decisioni opache, ambigue, non espresse. Per cui usare il silenzio come modo per bloccare una cosa in cui io però non ti voglio dire di no chiaramente, è una forma opaca di decisione. Se io ti voglio dire di no, te lo dico, altrimenti non ti blocco e tu vai avanti. Questa regola è importante perché fino a poco fa era il contrario, fino a poco fa il silenzio bloccava e bloccava in modo immotivato, in modo non trasparente. Oggi col principio di trasparenza, ripeto, anch'esso insito nel 97, abbiamo un riferimento sistematico per cui le perplessità, le obiezioni devono essere espresse. L'amministrazione deve uscire allo scoperto. Vediamo anche qui le questioni applicative. Queste sono state anche queste risolte dal Consiglio di Stato. Una volta affermata la generalità del principio, però, è stato abbastanza facile, per cui abbiamo affrontato sia l'ambito di applicazione soggettivo sia quello oggettivo. Quello soggettivo era una serie di amministrazioni che si ritenevano speciali. Io sono speciale, quindi a me non si applica. Invece noi abbiamo detto, guarda, si applica il 17 bis, sia che tu sia una regione, un ente locale, cioè il fatto che ci sia un'autonomia territoriale non significa che non si applichi questa legge, perché questa è una norma generale che non vale solo per lo Stato, ma vale anche per le regioni e per gli enti locali. Si applica addirittura anche per gli organi politici, quando sono chiamati a dare un concerto in atti amministrativi o addirittura normativi. Quindi anche che tu sia un organo, un consiglio comunale, un organo appunto che ha una valenza politica e non solo amministrativa, si applica tranquillamente. Si applica anche a autorità indipendenti. Il fatto che siano indipendenti non significa che sono indipendenti dalla legge, sono sempre soggetti alla legge. Quindi anche un'autorità indipendente, quando deve dare un concerto, un assenso in una osta, deve farlo entro i 30 giorni, altrimenti scatta la regola del silenzio. Si applicano anche ai gestori dei servizi pubblici, quando sono titolari di un procedimento o anche quando sono chiamati a dare l'assenso nell'ambito di un procedimento di altre amministrazioni. Anche qui si diciamo, limita la nozione oggettiva e funzionale di pubblica amministrazione, in virtù della quale si considera pubblica amministrazione ogni soggetto che, a prescindere dalla veste formale soggettiva pubblica, è tenuto ad osservare nello svolgimento di determinate attività o funzioni i principi del procedimento amministrativo. Quindi anche i gestori di beni e servizi vedono applicarsi questa regola. Anche da un punto di vista oggettivo, il Consiglio di Stato ha avuto a questo punto una certa coerenza nel ritenere applicabile l'articolo 17 bis a varie situazioni, per esempio agli atti normativi. Io ho visto con i miei occhi bloccare regolamenti attuativi per anni, per mesi, per anni, perché mancava il concerto di questo o quel ministero. Beh, ormai, siccome la legge lo riferisce anche agli atti normativi, questa regola si applica anche ad essi.
Si applica a procedimenti relativi a interessi pubblici primari, il fatto che si dice ma c'è un interesse sensibile, la salute, il paesaggio, l'ambiente, benissimo, ci sono delle regole speciali, abbiamo letto il comma 3, credo che fosse il comma 3, sì, il comma 3, che dà un termine di 90 giorni, ma si applica anche a questi. Non è che una particolare rilevanza dell'interesse pubblico serve a, diciamo, bloccare la regola generale che abbiamo detto è il risultato. Il risultato, innanzitutto, bisogna provvedere, non bisogna essere silenziosi, perché bisogna pensare che il proprio silenzio non può bloccare. È una contrarietà, la dico, sono pagato per dirla, sono pagato per affermarla. Sì, vedo anche domande se si applica anche alla Regione Calabria, autorizzazioni sismiche. Sì, si applica a tutti. Non ci sono eccezioni. Sulla conferenza di servizi adesso ve ne parlo. Si applica anche, attenzione, a tutti i casi in cui il parere è vincolante, cioè non ai pareri puramente consultivi che non sono vincolanti. Si applica proprio quando il parere è vincolante e ti obbligherebbe ad ascoltare. Non te l'ho dato e significa che ti ho detto che si può andare avanti. Ripeto, questo non toglie che poi chi tace, come il Mosè di Michelangelo che non parla, non si assuma le sue responsabilità. Infatti è meglio provvedere. Altre questioni, eccole qua. Il rapporto con la conferenza di servizi. Allora, sulla conferenza di servizi io cercherei di essere, come dire, un po' laico. La conferenza di servizi ha un suo. Noi abbiamo posta questa questione in Consiglio di Stato. La conferenza di servizi ha una sua regola diversa. E la conferenza di servizi infatti ha un meccanismo di obiezione diverso, anche se può sembrare simile il modello del silenzio assenso. All'inizio l'amministrazione ci aveva detto in audizione, vabbè, ma tanto quando c'è soltanto un parere, un nulla osta, un concerto, si applica il 17 bis, quando ci sono più amministrazioni si applica la disciplina della conferenza di servizi. Beh, insomma, forse è un po' meno semplicistica di questa la situazione. La regola che mi sento di suggerirvi è se c'è una conferenza di servizi in corso, applicate la regola della conferenza di servizi. Applicate la speciale disciplina del superamento dei contrasti dell'articolo 14 quinquies, che è più complessa e offre più garanzie procedimentali di quella del comma 2 del 17 bis. Applicate quella della conferenza e, come dire, non ci si sbaglia. Se siamo fuori conferenza, se abbiamo soltanto chiesto il concerto, chiesto il nulla osta, a quel punto invece il 17 bis è ovviamente la regola generale. Altra questione che abbiamo affrontato è questa di una certa criticità del dettato legislativo sul superamento del disaccordo. Il comma 2, in effetti, dopo aver detto che decorsi 30 giorni il consenso si intende acquisito, poi dice che in caso di mancato accordo il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. Ecco, qui il Consiglio di Stato ha messo in evidenza una certa contraddittorietà. Abbiamo detto che, sto trovando il punto specifico del parere, non risulta appropriata la sedes materiae perché disciplina un meccanismo sostitutivo che presuppone un dissenso espresso, quindi sembra che quel comma, insomma, non stia al posto giusto, e anche in riferimento alle modifiche da apportare allo schema del provvedimento presenta elementi di ambiguità. Non mi ci impiccherei più di tanto, cercherei invece di far valere la regola generale, cioè che il silenzio assenso comunque scatta, salvo che l'amministrazione che ha ricevuto questo silenzio, che però vale come consenso, non voglia lei, l'amministrazione precedente, discutere diversamente. Un'altra questione su cui ci siamo soffermati nel parere è quella della formazione del silenzio assenso e della firma del provvedimento. Proprio nella pratica, come funziona questa cosa? Funziona che basta che l'amministrazione mandi formalmente un testo non sottoscritto. Perché non sottoscritto? Perché potrebbe modificarlo se arrivasse entro 30 giorni un parere. E diciamo,
Quando invece scattano i 30 giorni e invece non c'è stato niente, c'è stato solo il silenzio, il provvedimento può essere firmato solo dall'amministrazione procedente, ovviamente perché quell'altra è stata zitta, non ha detto nulla, ma dicendo nelle premesse che si è formato il silenzio assenso. Ecco, questo è un meccanismo pratico che trovate scritto chiaramente nel parere per uscire dalla secca e dire: ma se devo fare un provvedimento a doppia firma, come faccio se quello non me l'ha data? Firmo da solo e do nelle premesse, do conto dell'invio. Ovviamente la firma è unica, ma la responsabilità è duplice, soprattutto dell'amministrazione che è rimasta silente. La non firma non implica la non assunzione di responsabilità, anzi, come ho detto. Ma si dice, ma allora com'è la motivazione? Ebbè, la motivazione del provvedimento è una motivazione implicita nell'adesione alla proposta di atto. Quindi, quando l'atto è stato inviato, come dice la legge, corredato di tutto il materiale, è su quella motivazione che si incardina, diciamo, il provvedimento e l'eventuale sindacato sulla motivazione. Certo. Il rischio che vi possa essere un difetto di istruttoria, perché la totale omissione di un'attività preparatoria può portare a questo, è un rischio da considerare, ma su questo appunto non, il silenzio, che è pure idoneo al perfezionamento dell'atto, non è sufficiente a colmare un vizio invece proprio di istruttoria, perché quella è purtroppo è necessaria. Altro problema che è stato affrontato al Consiglio di Stato è quello dell'autotutela. L'autotutela è ovvero il pentimento, no? Il ripensamento dell'amministrazione. Beh, noi abbiamo distinto i due casi, il caso in cui il provvedimento finale è stato già adottato o non è stato ancora adottato formalmente. Vediamo tutti e due i casi. Se il provvedimento finale non è stato adottato, quindi è scattato il mio silenzio assenso, io sono stato zitto per 30 giorni. E quindi l'amministrazione precedente ha un mio assenso tacito, ma non ha ancora firmato il provvedimento. Beh, in questo caso, noi non possiamo semplicemente, diciamo, vale la regola del contrarius actus, non possiamo però pensare che io possa, dopo i 30 giorni, dire: no, 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 ci ho ripensato, non ti volevo dire di sì, ti volevo dire di no. E no, perché così con l'autotutela, se non è stato ancora emanato il provvedimento finale, io è come se ti avessi rimesso in termini. Il Consiglio di Stato dice che una volta formato il silenzio assenso, l'amministrazione concertante non può rimangiarsi il suo assenso silenzioso, ma potrà soltanto evidenziare le ragioni di illegittimità nell'ottica del principio di leale collaborazione all'amministrazione precedente. E sarà poi l'amministrazione precedente che avrà l'ultima decisione sull'adozione del provvedimento finale. A maggior ragione se il provvedimento finale è stato già adottato, quindi non solo si è formato il mio silenzio, ma è stato adottato il provvedimento finale. E io, amministrazione silenziosa, mi accorgo che c'era proprio un'illegittimità. Beh, anche in questo caso io posso soltanto farlo presente all'amministrazione che ha firmato per il principio del contrarius actus e sarà lei a dover decidere se agire o meno in autotutela. Non posso io agire in autotutela su un provvedimento che si è formato soltanto con la firma di quell'altro. Del tutto invece possibile è, dopo i 30 giorni, convincersi e dare un assenso espresso se il provvedimento non è stato ancora formato. E io, dopo 30 giorni, sono passati 40, 50, mi sono convinto e ti mando un assenso espresso. Questo assenso espresso è sempre in qualche modo provvedibile. Bene, diciamo, esaurito, quasi tutte le questioni applicative. Sì, direi di sì. Se mi lasciate 30 secondi, posso prendermi per 30 secondi per guardare le domande e poi arrivare alle conclusioni. Vediamo se alcune di queste domande possono essere assorbite nelle mie indicazioni finali sul coraggio e sulla leggerezza. Sono rimasto entro l'ora che volevo avere. Dunque,
Allora, sulle dichiarazioni mendaci pensavo di essere stato chiaro. Secondo me non c'è una distinzione, ma la questione è subiudice dopo questa sentenza del TAR del Lazio che vi ho evidenziato. Se il falso è evidente, ma non è ancora acclarata la sentenza, aspettate la sentenza, perché così dice la legge, non si può agire in autotutela senza avere la sentenza. Bisogna aspettarla, e certamente si può diffidare, si può dire che è subiudice, si può far presente che l'affidamento non si può ritenere consacrato, ma è la sentenza che deve dire che c'è il falso, non basta l'evidenza. L'evidenza andava vista nei 18 mesi, ci sono stati 18 mesi per vederla. I 18 mesi si applicano in caso solo di autoannullamento, non anche di revoca, perché l'articolo 21 quinquies ha tutta un'altra regolazione, non è di questo che ci stiamo occupando. I 18 mesi non si applicano alla SCIA, ma al permesso di costruire e anche alla SCIA, che sono un permesso di costruire, un provvedimento, e la SCIA non un provvedimento, ma un modello a cui si applica l'autotutela. Questo penso di essere stato chiaro, e comunque trovate nel parere del Consiglio di Stato tutti i chiarimenti. Quindi, se avete fatto una SCIA e sono passati i 18 mesi, la SCIA vi copre da un intervento successivo, almeno finché resta questa legge. A me è sembrato forte, l'ho proprio scritto nel parere, ma il governo non ha cambiato la norma, e quindi tanto è la questione. Sulla CILA non c'è bisogno dell'autotutela, perché quella è una comunicazione, quindi non c'è, è meno della SCIA, quindi non c'è proprio provvedimento, lì c'è semplicemente un agire sine titulo, e quindi bisogna prendere e contestare la realizzazione di un manufatto sine titulo, perché la CILA non vale come titolo se bisognava invece avere una SCIA o addirittura un permesso di costruire. Le disposizioni di Unione Europea sull'adozione dei provvedimenti espressi sono quelle, appunto, sono quelle dei singoli settori. Certamente in materia ambientale ce ne sono varie, e quello però c'è un rinvio che lo stesso legislatore fa alla disciplina europea. Non siamo noi qui che dobbiamo individuare, è caso per caso. Non sono moltissimi, comunque, non pensate, perché la disciplina Bolkestein ha molto generalizzato la regola invece del silenzio. Dunque, sì, no, sul ripristino della legalità in re ipsa, no, capisco che è una forma di cambiamento culturale che ci viene richiesta. Pensate sempre alla decadenza dalla possibilità di impugnare un atto chiaramente illegittimo. Pensate al senso di ingiustizia che si vede un privato che dice: accidenti, sono arrivato a 62 giorni, adesso mi devo beccare questo provvedimento illegittimo. E su questo nessuno di noi ha tanti malori. Beh, intervenire su un atto è chiaramente illegittimo, non basta dire è illegittimo, e ripeto, un po' come gli annacci, ma perché? Perché no? Bisogna motivarlo. E bisogna motivarlo con l'attualità della gravità dell'illegittimità allo stato attuale. Ecco, c'è questa sempre Giuseppe Cocchi, che vedo molto attivo, e mi piace questo fatto, che parla del sottodimensionamento degli uffici pubblici, della formazione. Beh, noi siamo qui per questo. Io oggi sto dedicando la mia mattinata a voi, perché penso che sulla formazione si può fare molto, soprattutto si può fare si può aiutare a cambiare la cultura, e adesso arriviamo con le slide finali. Sul sottodimensionamento, questo purtroppo è un problema grave, però questo certamente è esimente dal punto di vista della responsabilità. Se io dimostro che ho fatto X pratiche al giorno e io ce n'avevo X per due, e io più di tanto non riesco a fare, questo sarà colpa non più mia, ma di qualcun altro. Certamente, però, anche questo non può essere di per sé un motivo per bloccare e per gravare sul privato. È una colpa dell'amministrazione, non è una colpa del privato, e l'abbiamo detto all'inizio: è cambiato il paradigma. Siamo in un servizio, non siamo in un potere. Se io non sono in grado di darti i funzionari, non posso essere in grado di bloccarti. Il termine di 30 giorni si applica anche in caso di intese tra regioni e comuni? Sì, l'abbiamo detto in tutti i modi possibili, si applica a tutti, non ci sono eccezioni.
Direi che ho detto quasi tutto, sì, anche l'autorizzazione sismica. Penso che ho anche risposto a quasi tutto, almeno le domande che mi sono state segnalate. Ovviamente questo non significa che magari vi piaccia la risposta che vi ho dato, ma ripeto, i cambiamenti culturali non sempre piacciono, almeno non piacciono all'inizio, però poi se si vede la logica profonda che c'è dietro, ci si convince e si è anche più contenti di farli. Come ho detto prima, noi dovremmo essere preoccupati nel non cambiare, perché rimaniamo indietro come persone rispetto a un'amministrazione che si modernizza e come paese rispetto a un mondo che va più veloce. E chiudiamo per incoraggiarvi e per farvi capire che questa roba alla fine, se volete veramente cambiare culturalmente, oltre che essere costretti ad applicare le nuove leggi, se vogliamo anche cambiare culturalmente, c'è chi è dalla nostra parte, c'è chi ci incoraggia. Il primo a incoraggiarci è il Consiglio di Stato. Questo quadro dei pattinatori sul ghiaccio ha un suo senso, adesso ve lo racconterò, l'ho scelto apposta. Il Consiglio di Stato ci dice, e lo dice il Consiglio di Stato, ripeto, il giudice della legittimità del potere, dice nel parere 1640: nella logica del primato dei diritti, i meccanismi di semplificazione dell'azione amministrativa non vanno visti come una forma di sacrificio dell'interesse pubblico. Ecco, abbandoniamo questa coperta di Linus, che l'interesse pubblico comunque non posso, non lo posso mai sacrificare, anche a costo di sacrificare il privato. No! La semplificazione non sacrifica l'interesse pubblico, ma è uno strumento che assicura una cura efficace, pronta, tempestiva dell'interesse pubblico, ma con minore onere possibile per la collettività e per i privati. Quindi, ridurre il tempo, trovare dei meccanismi di sblocco, trovano fondamento nel principio di buon andamento, nella Costituzione. Non sono contro l'interesse pubblico, sono un modo per rendere meglio il nostro servizio. Ma ancora non siamo convinti, ancora diciamo no, perché secondo me il cavillo c'è, quello è illegittimo, io se è illegittimo lo devo dire anche dopo 4 anni. E allora di nuovo i pattinatori, e questa volta vi propino Santi Romano, quindi uno che ha scritto nel 1947 ed è uno dei maestri di tutti noi. Santi Romano ha scritto in questi bellissimi frammenti di un dizionario giuridico, e vi vorrei lasciare proprio con questo quadro e con questa frase. Appunto, un piccolissimo scritto che si chiama I pattinatori, è una poesia di Pierre Charleroi ispirata a un quadro di Nicolas Lancret, e dice: noi siamo come dei pattinatori sul ghiaccio, però il ghiaccio può essere sottile in certi punti e allora noi dobbiamo stare attenti. Il giurista, come un pattinatore, non deve innamorarsi troppo delle sue speculazioni, né proseguirle sempre inesorabilmente dove la logica permette il gioco delle deduzioni-induzioni. Perché queste speculazioni del giurista, del burocrate, dell'amministratore, del magistrato, hanno un limite che non bisogna oltrepassare, che è quello della lastra, appunto, di ghiaccio sottile. Hanno un limite che è segnato dagli scopi pratici e concreti a cui queste norme mirano. Già Santi Romano nel 47 ci dice: è lo scopo, è l'obiettivo finale la cosa più importante, ed è anche il limite alle nostre speculazioni giuridiche. Proseguire al di là, come pattinare appunto sul ghiaccio, può essere non solo inutile, ma pericoloso. E quindi a un certo punto Santi Romano ci dice: glissez, mortel, n'appuyez pas. Andate avanti, mortali, perché se no morite se affondate nel ghiaccio ghiacciato. Non spingete troppo, non insistete. E attenzione, glisse non vuol dire sminuire i problemi, vuol dire guardare avanti, vuol dire affrontare le questioni con coraggio, appunto con il coraggio di andare avanti, ma anche con la leggerezza non della piuma al vento, ma quella dell'uccello che vola in una direzione ben precisa, con la leggerezza della prima delle lezioni americane di Calvino, per cui leggerezza non è superficialità, ma è planare sulle cose dall'alto senza avere macigni sul cuore. Mentre invece se noi proseguiamo con le nostre speculazioni giuridiche, se continuiamo a trovare il cavillo per fermare qualcosa, oltre il limite segnato dagli scopi pratici e concreti, come ci dice Santi Romano, questo può essere non soltanto inutile, ma anche pericoloso. Pericoloso appunto come pattinare su una lastra di ghiaccio sottile come il diritto.
che se si spezza fa cadere nel lago ghiacciato tutto il sistema paese, cioè tutti noi. Spero che questa chiacchierata possa aver dato un contributo a non pattinare in modo troppo pericoloso. Grazie a tutti. Grazie, grazie Presidente. Che sto vedendo che mi stanno arrivando, veramente mi piacerebbe ringraziarvi tutti singolarmente. Sono tacco, scorre troppo, veramente grazie, grazie a tutti questi che stanno scoprendo. Sono veramente commosso di queste risposte. Spero che possiate ricordarvi almeno quest'ultimo airone che scivola sul ghiaccio, ma che Grazie, io porta ringrazio sicuramente tutti, verso un ringrazio risultato ancora lei migliore per i nostri Presidente e tutto lo cittadini. staff che mi ha seguito. Siamo ben 366 in aula, dunque ringrazio anche i partecipanti. Ricordo a tutti che la registrazione e le slide a breve saranno già disponibili sulla pagina di eventi PA. Allora, vi saluto cordialmente, vi aspetto il 12 per il webinar successivo e chiudo l'aula. Grazie ancora a tutti, buon proseguimento di giornata. Grazie, grazie.